Ci aspetta comunque una partita difficile, perché comunque affrontiamo una squadra che, con tutto il rispetto, è terza in classifica. A gennaio è vero, ha perso degli uomini importanti che fortunatamente li abbiamo noi, però comunque hanno dimostrato buone cose e con un allenatore molto bravo. Quindi dobbiamo assolutamente stare concentrati e noi comunque abbiamo preparato la partita in settimana come tutte le altre, quindi massima concentrazione, abnegazione, voglia di portare a casa i 3 punti perché ci aspetta un trittico di partite dove giochiamo tra virgolette due in casa e una fuori casa che comunque è come se fosse in casa, quindi dobbiamo cercare di fare quanti più punti possibili e uscire da quella zona di classifica. Sì, un'altra gara senza subire gol fa piacere, per noi difensori comunque fa piacere, però comunque il primo difensore è l'attaccante, quindi il merito è senza ombra di dubbio prima degli attaccanti, poi dei centrocampisti che comunque ci danno una grossa mano in fase di schermo, di rottura, di pressing, è il fulcro diciamo, della squadra. E poi comunque siamo, cioè comunque grazie anche al mister che in settimana prova i vari movimenti della difesa dove noi più tempo passa e più ci capiamo meglio. Sì, sono tornato a San Benedetto per la terza volta, ma può sembrare una frase fatta come ho già detto nella prima intervista, ma è come se non fossi mai andato via. Quindi io darò il massimo impegno a questi colori, a questa società ambiziosa e soprattutto per la gente che ci segue.